Ben ritrovati alla liturgia del giorno 17 novembre 2020. Oggi è martedì della 33ª settimana del tempo ordinario. Celebriamo oggi la memoria liturgica di Santa Elisabetta di Ungheria. Continuiamo nella lettura del testo di Apocalisse e in particolare ci addentriamo all'interno del capitolo terzo, come abbiamo visto ieri in fase di introduzione. Il testo di Apocalisse ha sia nel capitolo secondo che terzo sette missive ad altrettante chiese. E abbiamo visto ieri in 2:1:5 il testo alla chiesa di Efeso. Oggi vediamo in 3:1:6 e 14:22 il testo alla chiesa di Sardi e alla chiesa di Laodicea. Nel testo indirizzato alla chiesa di Sardi possiamo rintracciare tre passaggi abbastanza interessanti che dovrebbero caratterizzare anche un pochino la nostra vita ecclesiale. Prima di tutto, colui che parla, che possiede i sette spiriti di Dio, dice: conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Il tentativo di ricerca di piacere agli uomini è sempre stato così, è sempre stato antico, atavica la cosa. E allora il secondo passaggio è: sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire. E dice: ricorda come hai ricevuto e ascoltato la parola, custodiscila e convertiti. Con la minaccia: se non sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu sappia a che ora io verrò da te. E infine il premio: il vincitore sarà vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita. E quindi un monito a una chiesa che si adagia un po' su posizioni troppo mondane, che pensa così di svolgere il suo ruolo storico, mentre il suo riferimento è primariamente al suo Signore. Il testo della chiesa di Laodicea, molto il più famoso probabilmente, sottolinea due passaggi. Il primo, è relativo a conosco le tue opere, con la sottolineatura molto famosa: tu non sei né freddo né caldo. Era famoso il posto per le sue acque, tiepide, e quindi sei come il posto dove vivi. Tu sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. E lo dice alla sua chiesa. Spesse volte, no? Pensiamo che il Signore non possa o non debba giudicare la sua comunità, tutt'altro. E ne spiega anche le motivazioni. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ecco, vedete? Anche qua abbiamo un cristianesimo senza Cristo, cioè una fede professata senza appoggiarsi veramente su Dio. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, perché sei povero. Ed ecco il famoso messaggio, il famoso indirizzo alla chiesa di Laodicea: convertiti, ecco, sto alla porta e busso. Alla lettera, qui si può tradurre in un altro modo dal greco: io sto alla porta e premo, premo con tutte le mie forze. Se qualcuno ascolta la mia voce, si può anche tradurre così: se accade che sia ascoltata la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. È interessante l'intimità e la condivisione, c'è qualcosa di straordinario. Se accade che qualcuno ascolti la mia voce, però il Signore sta alla porta e preme. La controparte, cioè l'accoglienza libera, non è possibile, non è possibile evidentemente eliderla. Ma nello stesso tempo il premio è fantastico: lo farò sedere sul mio trono come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Questo sta a indicare la medesima dignità, una dignità, diciamo così, di natura divina. Il salmo che oggi ci è proposto, anche questo molto famoso, vuole sottolineare l'accesso davanti a Dio. È colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità che ha nel cuore. Cammina, naturalmente, sta a indicare che si comporta, no? È un po' la definizione del percorso morale.
non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Quindi, da una parte cerca la verità della sua vita presso Dio, camminando davanti a Dio, dall'altra è giusto nei confronti del suo prossimo. E poi dice: non presta il suo denaro a usura, colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Quindi anche lì, se da una parte, come abbiamo ascoltato nel testo di Apocalisse, siamo giudicati da Dio, dall'altra il banco di prova è comunque il rapporto con i fratelli. Infine il Vangelo che leggiamo oggi è il testo di Zaccheo. Per una programmazione erronea, ieri è stato inserito il testo di Zaccheo, quando invece il testo giusto del Vangelo sarebbe stato quello del cieco di Gerico. Ce ne scusiamo, ecco, però oggi dovrete riascoltare il testo di Zaccheo perché in realtà è quello giusto. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. In quel tempo Gesù entra nella città di Gerico. Un capo dei pubblicani è ricco, quindi ha tutti gli elementi, peccatore e ricco, per non accogliere Gesù. Ma egli cercava di vedere chi era Gesù. Questa ricerca nasce dal cuore. E quando c'è una ricerca che nasce dal cuore, il Signore dice: scendi subito perché devo fermarmi a casa tua. Spesse volte è proprio questo desiderio di Dio che ci manca, magari non anche le buone intenzioni, ma il desiderio di Dio. E Zaccheo dimostrerà che non era un desiderio effimero, tutt'altro, un desiderio estremamente forte, perché poi lo ha portato addirittura a ribaltare completamente i criteri delle sue scelte, della sua vita. Restituisce 4 volte tanto, la legge diceva 2 volte tanto, e in più dice che do la metà di quello che ho ai poveri. Un uomo concreto che ha fatto i suoi conti, che decide di cambiare vita. Molti possono mormorare di questa accoglienza del Signore, ma Gesù è venuto a cercare chi era perduto. E allora chi si sente perduto, chi si sente nelle condizioni così di esclusione, non perda la speranza, ma cerchi nel suo cuore se ha veramente il desiderio di incontrare il Signore e magari di cambiare l'ordine dei criteri della sua vita per vedere il Signore. In conclusione, cosa possiamo dire? Io sto alla porta. Il Signore non si rassegna alla nostra incoerenza, alla nostra chiusura, alle nostre difficoltà. Io sto alla porta. È lì. È lì perché noi possiamo accoglierlo, aprendogli la nostra porta. L'invito del Salmo poi è camminare davanti al Signore, perché poi anche nelle relazioni con i nostri vicini, con le persone, con i fratelli, lì mostriamo che cosa abbiamo nel cuore, la qualità di quello che noi abbiamo nel cuore. E allora
La magnanimità, l'accoglienza, il perdono, la misericordia, la disponibilità sono tutti segni che mostrano come noi magari abbiamo accolto il Signore. E infine il desiderio, avete sentito Zaccheo, è la vera apertura della porta. La porta la si apre quando quel desiderio è veramente forte da cambiare l'ordine delle nostre scelte. Fin quando non entriamo in questa liberalità che soltanto il desiderio di incontrare il Signore ci può dare, sarà ben difficile che in una trattazione più o meno contrapposta riusciamo a scegliere il Signore, perché le richieste ci sembreranno sempre troppo alte, troppo complesse, mentre se ci guida il desiderio, allora il desiderio dell'incontro è più grande di ogni ostacolo. Abbiamo concluso anche oggi e io vi auguro una buona giornata.